Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui su FC25 con la carriera giocatore dopo un bel po' di tempo che non la portavo. Allora, qui c'è da prendere una decisione: rinnovare il contratto, e lo possiamo fare, o cambiare club. Abbiamo fatto un'ottima stagione, terzo posto, avremmo potuto giocare la Champions League con il Werder Bremen, però vediamo, cambiamo club, chi c'è? Allora, vedete che ci sono tutte squadre pippone, c'è il Lipsia, il Francoforte, il Borussia, lo Stuttgart, ma no, ma che schifo! Ma no, a questo punto, ma mi rimango nel... nel Werder Bremen, scusate. 10% in meno pure di quello che avevo chiesto. 19% in meno di... ma no. Questo dove si trova? No, assolutamente no. Mi rimango qui a questo punto. Se rifaccio sempre le stesse, sì. Ma no, a questo punto rimango. Vediamo se... rinnovo il contratto, se comunque a stagione, cioè posso chiedere di essere ceduto, non so, mi arrivano offerte importanti, ma preferisco rinnovare. 37.500 euro a settimana, durata contratto 2 anni. Firmiamo, quindi Benji per il momento rimane qui, ma è perché le alternative, ma sto procuratore, ma non lo posso licenziare? Sono 96 di overall dopo comunque una grande stagione con Werder Bremen, perché siamo arrivati terzi, non dico top club, però l'unica squadra accettabile per dire è for, non so, in Champions, così, una squadra così, è Lipsia. Nuove mail da Guido. Con Guido, io ti voglio licenziare. Sto ricevendo reazioni stupende al messaggio che hai ricevuto dal tuo partner. Sai cosa penso di te, Benji? Apprezzo l'impegno e il duro lavoro che ti hanno portato a fare tua questa seconda occasione. Qui per te, ora per sempre. Ma io vorrei una squadra... agente giocatore, vediamo. Il tuo cammino. Posso scegliere la squadra desiderata. Allora metterò così il Barcellona, solo per così per unirsi a, facciamo così, fantastichiamo, solo per unirsi al suo compare Olli, quindi sarà il Barcellona, vuole fare questa esperienza in Spagna. Intanto noi, mi sa che sarò costretto a farmi una seconda stagione qui. Posso chiedere la cessione, ma poi dipende da chi... da chi offre poi. Dove sta la brosa come una volta che chiedevi la cessione? La mia carriera, che succede? Ah no, semplicemente un riepilogo, diciamo. Niente, non c'è. Io come faccio? Se volete richiedere la cessione, non la posso richiedere? In questo FIFA? O sono io che non la trovo? Vediamo qua. Ah, eccola qua, l'hanno cambiata. Però non posso richiedere la cessione. E niente. Addirittura sono sporadico poi... nel ruolo squadra. Resistenza 61, così poco, ma io non l'avevo aumentata. Vabbè. Speriamo che arrivi qualche offerta, se no ci vediamo direttamente alla prima partita. Ok, ho simulato tutto il precampionato che abbiamo vinto. L'altro sono tra sostituto, non ho capito perché, vabbè. Mi mettessero fuori rosa, no? Così arriva la squadra. Un nuovo giocatore, chi è? Schroeder, una roba del genere.
Agente, però tu mi devi trovare la squadra buona. Cioè, quella che mi hai portato a fine stagione. Solo in Lipsia sarei rimasto in Germania, però boh. Alla fine forse gli siamo pure arrivati avanti. All'Ipsa era lei. Non mi ricordo se era lei che era arrivata seconda, boh. Allora, allenamento. Qua però siamo al 23 agosto, non arrivano offerte. Allora, azioni salienti, entriamo al 63esimo sullo 0-0. È ora di scaldare i guantoni, caro Benji. Oddio. Tanto perché mi parte con 4.8 se non ho fatto nulla? Scusate, sono appena entrato. Mi dai 4.8, ma sei scemo. Mi devi partire da 6. No, e ora mi devo riabituare. Fosburg in solitaria. Occhio qui, Benji, eh. Respinge Benji, bravissimo. Oh, solo 5.2. Ti ho salvato da un possibile 1-0, mi dai 5.2. Cioè 0.2 in più. Oh, ma la difesa oggi è andata al bar? No! Meno male che ha sbagliato. Oh, Werder Bremen in vantaggio. Wolfsburg ancora in solitaria. Vabbè. Niente, mi devo riabituare. Troppo. 2-1, però abbiamo comunque vinto. Subentra nuovamente al 63esimo con il risultato di 1-1. Sì, perché Benji dalla porta ti spezza l'equilibrio, ovviamente. 1-1 col Borussia in attacco. Bravi. Vabbè, il classico rigore. Ah, te pareva che non ingarravo la posizione. 2-1. Borussia si invola in solitaria. E stavolta Benji risponde presente. Dai, forza! Dortmund si vuole in solitario, siamo ancora 2-1 per loro, occhio, eh. Dai, c'è anche un difensore, forza, fai il bravo difensore. Benji! Non particolarmente bello, però non fa passare. La saracinesca. Finita? 1-2 ancora il Borussia. Calcio di punizione. Si può dire un corner praticamente. La afferra Benji. Arbitro che balla
Cadiamo 2-1. Doppio rigore, tra l'altro. Uno che non me, che l'ha battuto quando, prima di entrare. Praticamente. Doppio rigore per il Borussia. Siamo dei professionisti e quindi dobbiamo fare il nostro mestiere. Potremmo anche metterci, non lo so, contro la società, perché vabbè, la società che c'entra, se non è, non, uno non si può manco far così, perché la società non c'entra niente, che se non arrivano le offerte, giustamente non hanno neanche la possibilità di cederci. Ah, vero. Vabbè, ci potremmo giocare un po' di Champions League, almeno avremo più visibilità in questo modo. Nuovo livello. Certo, se riusciamo a riottenere nuovamente la titolarità, dobbiamo fare partite buone. Allora, crescita giocatore, abbiamo 6 punti. Io, dato che ho visto che la resistenza pecca molto, dove si aumenta la resistenza? Qui c'era da aumentare, però la resistenza dove? Non posso aumentarla più di così, perché ho visto un 61 che forse in fisico. Eh sì. Allora, dove l'aumento di più? Qua più 4, qua più 11, 5 punti, ce l'ho, ok. Andiamo ad aumentare. Almeno adesso resistenza 72. Magari anche questa, la reattività, un portiere deve averla la reattività. Io continuerei qui, però adesso ho solo un punto. Magari avrei dovuto aumentare già da prima questi, invece di aumentare gli altri. Allora, comunque, andiamo a giocare anche questa. Entriamo questa volta al 76esimo, risultato di 0-0. Capisco perché. Mi devi far partire da 6. Poi se sbaglio mi fai scendere. E non, così non mi rialzerò mai. O faccio in quei minuti interventi perfetti o non mi rialzerò mai e riacquisterò la titolarità se mi fai partire da 4.9. 4.8, anzi 4.9 si è alzato. Bravi. Il Borussia ancora in solitaria questa volta. Uh. 1-0 per noi al 90esimo. Occhio, dai. Andiamoci a prendere questi 3 punti importanti. Occhio. Esce bene Benji. Può far partire un contropiede. Cioè, adesso se avrei avuto il 6, no? Di base sarei a 6, tipo a 6.2. E non è chissà che, però. Non subendo gol ci stava, è entrato al 76esimo, ha fatto questa parata, però tu mi parti da 4.8, normale che becco il 5. Giocano con il timer, quelli del Bremen. Dopo mi devo ricordare, devo vedere i sorteggi di Champions con le squadre che dovremmo affrontare. Il girone è ovviamente unico. Oh, ma quando fischia? Perché siamo, il tempo scorre lentamente. Dai, arbitro, fischi.
Oh, 1-0. Benji riesce a mantenere la porta inviolata. Molto bene così. Giochiamoci pure questa della Champions e chiudiamo il video. 84esimo con l'Arsenal 2-0. Controlliamo Price. Ci posso far ben poco. Ho già preso due scoppole. Continuiamo a mettermi... tra l'altro... pure così. Ah, vabbè, ok. Arsenal in attacco. Becchiamo la prima... Beh, con l'Arsenal ci sta. Tienimi in panchina, mister. Tienimi in panchina. Continua così. Grande parata di Benji. Chiamato subito in causa. Lui risponde presente. Occhio. Bravo. 2-0 al 90esimo. Dai, falla finire. Tanto abbiamo perso. In solitaria. Niente da fare. Non è che Benji può far miracoli. 3-0. Male, male. E adesso ci va Benji per sotto. Bene, quindi il recap della classifica. Siamo al sesto posto con in 3 partite 6 punti. Però già Lerta ha giocato, quindi potenzialmente potremmo scavalcarli e andare a 9. Per il momento a punteggio pieno ci sono il Borussia e il Leverkusen. Bayern pure a 7, però siamo lì. Siamo lì. In Champions bruttissimo esordio. Per oggi è tutto. Vedremo se Benji a gennaio rimarrà ancora qui oppure riuscirà magari ad entrare al Barcellona a raggiungere Oliver, il suo compagno, magari non lo so, o gli spingerà il club per acquistarlo. Ma per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 700 iscritti, possiamo farcela, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!